Gli Etruschi, antico popolo della penisola italica, ci hanno lasciato innumerevoli tracce, resti di città potenti, necropoli e splendide opere artistiche. Avevano una cultura raffinata e amavano moltissimo la musica, che non mancava mai, sia nella vita pubblica che privata. Suonatori e suonatrici sono rappresentati ovunque, negli affreschi, nei rilievi funerari, nei bronzetti, sugli arredi domestici. Tra i vari strumenti suonati vi era il doppio aulos, uno strumento a fiato, ad ancia, composto da due condotti cilindrici o conici, solitamente desinenti in padiglioni svasati. Questi venivano suonati in contemporanea, ognuno con la propria ancia. Oggi siamo qui al Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano e qui accanto a me c'è il suo direttore ormai da 20 anni, Giulio Paolucci, che sa tutto di ogni reperto, la sua storia, e qui vogliamo sapere un po' la storia di questo frammento rarissimo, frammento di Aulos, che fa parte della collezione del museo. Il frammento, appunto, di strumento musicale proviene da una donazione, si sa però la località di scavo, che è la necropoli dei Morelli, quindi è molto probabile che provenga da una tomba etrusca, dove noi appunto abbiamo scavato sia tombe di epoca orientalizzante che tardo arcaica. L'oggetto è particolarmente interessante perché dà appunto l'idea di uno di questi strumenti antichi rappresentati anche su molti vasi del museo, e è interessante che rifornisca a distanza di tempo le proprie note. Bene, grazie. Proveremo ora a ricostruirne dei modelli utilizzando ossa animali in base alle misure e alla conformità dello strumento, per vedere se riusciamo a ricreare quello che poteva essere il suono di questo strumento. Dalle sale del museo ci siamo trasferiti nel laboratorio di restauro, dove abbiamo potuto osservare da vicino questo rarissimo frammento di Aulos in osso. Francesco ne ha preso le varie misure. Fondamentale, poi, è stato prendere la distanza tra i fori, di cui solo due perfettamente conservati. Infatti, gli altri due, essendo posti nei punti di frattura, risultano parziali. I fori, poi, sono leggermente svasati e non perfettamente cilindrici. Tutte le misure sono state riportate sulla carta millimetrata, in modo da poter avere tutte le informazioni per poter successivamente ricostruire lo strumento. Francesco mi ha fatto inoltre osservare una interessante particolarità. La superficie anteriore dello strumento era stata accuratamente spianata dal suo costruttore. Dopo questa prima osservazione, abbiamo potuto rilevare perfettamente tutte le misure, grazie all'uso del calibro elettronico. Francesco aveva inoltre portato alcune tibiovine per confrontarle con il reperto e subito ne abbiamo osservato la diversa conformazione. Probabilmente non si trattava di una tibia, ma forse nemmeno di un osso vino. Ad ogni modo ha riportato esattamente sulle tibie il segno dei fori e le ha forate con un moderno trapano per ovvie esigenze di tempo. Infine ha eseguito una prima lisciatura sulla parte forata. Ecco ottenuto il condotto intero dell'Aulos. Lo confrontiamo con l'originale. Le misure coincidono perfettamente. Nonostante l'osso utilizzato sia diverso, Francesco ne ha forati due e inserite le ance
li ha voluti subito provare. Non ho trovato una perfetta corrispondenza tra la tibia ovina e il reperto. Nel mio laboratorio mi sono concentrato su altre ossa, in particolare su esemplari di femore, metatarso e metacarpo, di animali ovini e equini. Dopo ho bollito e ripulito ogni esemplare. Ho fatto una nuova selezione alla ricerca del modello più simile all'osso di Chianciano. Ma questa ulteriore comparazione non ha portato i risultati aspettati. Dunque, la mia ricerca si è spostata verso ossa di altri animali autoctoni, come di cervo e capriolo. Le ossa metapodiali del capriolo coincidono col reperto archeologico di Chianciano. Vi si riscontra la stessa linearità, la stessa lieve curvatura nella parte inferiore, inoltre il diametro della loro sezione corrisponde quasi perfettamente. Per avere un'ulteriore conferma, ho chiesto aiuto al professor Glauco Baldassari, archeologo preistorico dell'Università di Firenze. Sì, si può dire dalle dimensioni sia della sezione e questa piccola, leggera curvatura sembrerebbe proprio un osso, un metatarso di capriolo. Dopo aver terminato il condotto con l'ultima lisciatura, sono passato alla costruzione dell'elemento di raccordo tra questo e l'ancia, a forma di bulbo, che gli antichi greci chiamavano olmos. Ne ho realizzati alcuni esemplari in materiale osseo, avorio sintetico e legno. Questo è il risultato finale della ricostruzione dell'aulos di Chianciano. È un osso in cui veniva inserito l'olmos. In questo caso qui è in legno, il bosso, e nell'olmos veniva inserita l'ancia, che poteva essere o un'ancia doppia o un'ancia semplice. Io l'ho provato con tutte e due. Questa è l'ancia doppia. L'ancia doppia non è altro che una canna in questa maniera, un tubetto che viene appunto, gli viene levata la corteccia, viene scaldata in acqua bollente e viene schiacciata, lasciata in pressione, quando asciuga rimane in questa maniera e il suono è questo. È inserita appunto nell'olmos. Il risultato finale del suono è questo qui. Ho voluto appunto sperimentare anche con altre ance, ad esempio questa qui che è leggermente più acuta e è fatta in una maniera diversa, dà un altro tipo di suono. In questo caso invece l'ancia è semplice. L'ancia semplice è un pezzettino invece di canna più piccolo tagliato da una parte. C'è una scanalatura e questa scanalatura per la pressione dell'aria vibra e suona e il risultato è questo qui.
chiaramente in tutte le rappresentazioni etrusche lo strumento veniva suonato in maniera doppia e quindi venivano suonati i due strumenti insieme. Potrebbe essere un'ipotesi che lo strumento facesse la solita melodia in maniera doppia, creando una sorta di chorus. Altro tipo di ancia. Altro tipo di ance. Queste invece sono ance singole. Ulteriore ipotesi che abbiamo fatto è stata quella che il reperto potesse essere parte di uno strumento più lungo e quindi con due ossa attaccate insieme, ad esempio. Il nostro musicista etrusco aveva quindi utilizzato una zampa di capriolo, probabilmente cacciato nei boschi limitrofi. Lo aveva accuratamente spianato per eliminarne la scanalatura, sede naturale del tendine. Poi lo aveva forato con una certa precisione. Non sapremo mai in quale maniera il musicista potesse suonare questo strumento. Come abbiamo visto, le possibilità sono molteplici e Francesco ne ha sperimentate alcune. Questa nostra ricerca non si chiude qui, ma vuole essere un punto di partenza, uno stimolo ad esplorare uno degli aspetti più affascinanti del popolo etrusco, la musica.